Ed eccoci qui ragazzi e ragazze che possiamo continuare su Metaphor Refantazio in versione PS5. Come sempre in compagnia del vostro formidabile Diablotex. Possiamo continuare, come sempre vi chiedo un po' di supporto, magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube. E adesso possiamo veramente proseguire. Io non so cosa succederà ragazzi qui, perché veramente non ne ho la più pallida idea. Vediamo, allora, siamo sicuri che la strada è da questa parte, quindi sicuramente bisogna andare qui. Vediamo. Cos'è quella statua a forma di gatto lì? Cos'è? Miraggio di Plateau? Sembra un miraggio del gatto dell'Accademia. Che ci fa qui? Mora ha detto che il gatto ci avrebbe aiutato nel nostro viaggio. Forse vuole che lo accarezzi. Mentre sei in un dungeon, puoi salvare i tuoi progressi toccando il miraggio del gatto domestico di Mor. Proprio come faresti in un vuoto di magla. Puoi anche andare all'Accademia per prepararti meglio o tornare all'entrata del dungeon. Se lo vedi, fagli una carezza. Che vuoi fare? Vabbè, salvare i progressi non mi sembra il caso. Ecco, qui sarebbe una cosa molto buona. Vediamo un po'. Qui ragazzi, questo episodio potrebbe essere incentrato a fare cose. Avverto il potere di un nuovo archetipo. Vieni a parlarmi, nel caso volessi studiarlo. Vabbè. Vediamo un po'. Apprendere gli archetipi qui. Io, come si può ben vedere, ho livellato un po', ragazzi, eh? Sempre nel dungeon lì. Allora, zio Diablo, cosa posso apprendere? Vediamo un po'. Cosa posso studiare? Bello studiare, ragazzi, quindi. Allora, il mago. No, il cavaliere. Vabbè, sicuramente vado a studiare il guerriero. Vediamo un po'. Questo è l'archetipo che hai percepito dallo stile di vita di Stroll. È l'incarnazione eroica del valoroso e indomabile campione del popolo che combatte in nome dei deboli. Servono 500 mag per canalizzare l'archetipo guerriero per la prima volta. Vuoi provare a risvegliarlo? Certo. E questo è il potere che cerco. Così sia dunque. Condividendo la risolutezza e l'onorato credo assumi nuova forma come guerriero. Vediamo un po'. Vediamo. Sento le voci delle anime degli eroi del passato. Ho cuore degno che forgia l'angoscia in forza. Se ti senti in grado di spogliarti di tutto e combattere con tutto il tuo cuore, ti conferirò la nostra anima, l'anima del guerriero. Dunque è questo il potere dell'anima del guerriero. Questa forza soverchiante è perfetta per combattere in prima linea. Lo so. Andrò fino in fondo per conoscere il mio destino. L'archetipo guerriero si è risvegliato. Ora puoi cambiare archetipi dal menu principale. No. Non cambierò adesso. Vabbè, per il momento possiamo uscire, credo. Vuoi lasciare questo posto, certo? Allora ti saluto e ti auguro buona fortuna. Grazie. Grazie. Allora ragazzi, vorrei fare un attimino una piccola prova, se mi sarà concesso. Vediamo. Però qui giustamente si abbassano i parametri. Ok. Voglio provare una cosa, ragazzi, e non me ne volete. Voi non me ne volete, che poi penserò io a fare il resto. Vediamo.
Mamma mia, che colpo di spada, ragazzi. Che colpo di spada. E insomma, va molto bene così, ragazzi. Devo solo vedere una cosa, un attimino. Devo solo calibrare una cosa, ragazzi. Ok. Datemi tempo di provare un attimino. Che colpo di spada, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Fantastico. Ragazzi, qui è potente la situazione. Qui è veramente potente. Devo solo vedere una cosa poi. Perché ho l'impressione che non so se sia il momento di andare a fare la boss fight. Quindi tornerò un attimino. Allora, ritorniamo al viandante per adesso. Rimetterò la mia spada. Ah, ok, già tutto tornato al suo posto. È tutto già tornato al suo posto, ragazzi. Vediamo. Perché il guerriero ce l'ha anche lui, quindi... Però deve riprendere la spada del guerriero, giustamente. Allora, torniamo un attimino alla statua del gatto lì, eh. Giusto un attimino, perché devo capire... Io non so se sia il momento giusto per andare già lì, perché lì avremo una boss fight, ragazzi. Proviamo ad andare via da qui. Ehi, sembra che tenga in bocca una specie di filo. Forse ci sta dicendo di usarlo. Usiamolo. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po'. Allora, qui siamo tornati all'entrata, quindi usciremo da qui. Presto sarà notte. Che ne dici se per oggi ci fermiamo qui e rientriamo? Torna in città. Allora, perché non ce ne torniamo in città e ne approfittiamo per cenare? Quando arriveremo sarà buio, quindi non potremo andare altrove. Ma non c'è problema, no? Ma certo. Sei stanco? Allora pensiamo a qualcosa da mettere sotto i denti. E ragazzi, perché se qui ci concede di tornare dietro, magari possiamo fare qualche potenziamento, qualcosina. Poi livellerò un po' e poi, insomma. Beh, al diavolo, l'ape silente è piena, la mia solita fortuna. I posti sono tutti occupati? Sono affamata. Vogliamo cenare alla taverna allora? Quella laggiù. Naofilono è un locale grande dove tutti sono impegnati nelle loro faccende. In poche parole, un luogo in cui nessuno si curerà dei nostri discorsi. È deciso allora. Se discutessimo di Luis all'ape silente, finiremmo per causare problemi per Fabien. Allora, riposare dopo una giornata di battaglie. Quando tornate di sera da un dungeon, tu e i tuoi compagni avrete bisogno di recuperare le forze. Godetevi una sostanziosa cena insieme e rilassatevi prima di iniziare una nuova giornata. Siamo andati alla taverna per riprenderci e rilassarci. Abbiamo solo 8 giorni prima del giorno della calamità. Non abbiamo tempo da perdere, dato il poco che sappiamo su quel tipo. Esattamente, non possiamo lasciare che faccia come gli pare. Se non possiamo fare affidamento sull'esercito di Stato, allora dovremo fermarlo noi. Credevo di essere totalmente sfinita, ma questo pasto sembra delizioso. Dopo un simile banchetto, dormirò meglio. Direi che per oggi
ci meritiamo un po' di riposo. Ottimo lavoro. Vedete ragazzi, prima di andare subito in una boss fight bisogna fare delle cose, bisogna tornare in città. Ma questo era... Ho fatto una breve pausa con i miei amici e tutti abbiamo recuperato PSPM, punti salute e punti magia in pratica. Sono tornati in camera da letto e sono sprofondato in un sonno ristoratore. Anche perché ragazzi vorrei acquistare pozioni, insomma, vediamo se posso acquistare qualcosa. Vediamo un po'. Nel giorno del riposo i negozi della città fanno degli sconti. Se ti serve qualcosa, oggi è l'occasione ideale per fare acquisti. Allora, ma questo? Uomo ben informato. Allora, qui si parla di fare acquisti e infatti sono tutti segnati di rosso. Vediamo. Vediamo ragazzi. Ma qui cosa abbiamo? Non ho ben capito. Fermi tutti, Sala del crepuscolo. Ho sentito che questo negozio è aperto solo di sera. Torniamo più tardi. Eh no, perché qui bisogna vedere cosa vendono ragazzi. Bisogna vedere qui. Fuori dai piedi, lurido Elda. Arriva da sopra. Non badare a quel che ha detto. Tu non hai fatto niente di male. Poi ovviamente ragazzi nel dungeon, tranquilli che ripartiremo lì dall'entrata del gatto per andare, credo, ad affrontare la boss fight. Ehi, hai sentito? Sembravano dei lamenti da qualche parte nei dintorni. Eccolo qui. Uomo dolorante. Ehi tu, per caso avresti delle erbe medicinali? La pancia mi fa male da morire. È messo male, le erbe medicinali lo aiuterebbero molto. Tu ne hai 12 mazzi, vuoi dargliene uno? Vai, uno glielo posso anche dare. Ah, sto già un po' meglio, sei una brava persona. Di solito la gente ignora i paripus, come me. Ma tu mi hai davvero aiutato, tieni in segno di gratitudine. Vediamo un po'. Sei stato gentile a rendere così felice quell'uomo. Spero si rimetta. Vediamo un po'. Allora, qui è il negozio di armi. Magari potrebbe avere qualcosa di scontato. Non lo so, ragazzi. Oh, a proposito, se non sbaglio, abbiamo qualcosa da far valutare. Vuoi che diamo un'occhiata in questo negozio? Non è necessario andare da uno specialista per far valutare armi, armature e inneschi magici. Chiedi pure ai venditori di qualsiasi negozio. E dovrebbero esserne in grado. Se ottieni un'arma, un'armatura o un innesco magico sconosciuti, puoi farli valutare presso un negozio. Una volta valutati, questi oggetti potranno essere equipaggiati. Dai pure un'occhiata in giro. I prezzi sono ridotti nel giorno del riposo. Allora, facciamo valutare. Non è che abbiamo molta robina da far valutare, comunque. Valuta. Ok. Valuta anche questi. Nessun oggetto. 20, vendi, compra e ascolta. Allora, fermi tutti, ragazzi. Un attimino. Vabbè. Costa 40.000 questo. È un sogno che per adesso non si può avverare. Allora, questo ne abbiamo uno. Uno. Ecco, qui aumenta qualcosina, quindi io ne acquisterò giustamente uno. Acquirente sagace. Ok. Questo lo abbiamo e questo anche. E qui abbiamo fatto, ragazzi. Poi andiamo nel negozio di armature. Vedete che bisognava fare in questo modo? Poi possiamo tornare nel dungeon. Ci mancherebbe.
Il giorno del riposo, che settimana è? Oggi farò parecchi sconti e l'occasione giusta per comprare a più non posso. Beh, non è che ho molti crediti, eh. Fai valutare. Ah, ok, no, abbiamo fatto già valutare, quindi... Vendi. Allora, qui abbiamo un po' di robina da vendere, ragazzi. Io venderò tutto, vediamo un po'. Insomma, abbiamo fatto un po' di crediti, vediamo. Abbiamo fatto un po' di crediti. Compra. Vediamo un po'. Allora, in possesso uno. Ah, ne abbiamo uno in possesso, ragazzi. Vabbè, un altro... No, vabbè. Vediamo un po' qui. Vabbè, sì, 40.000, ciao. Qui abbiamo tutto, ragazzi. Perfetto. Passiamo nell'altro negozio. Vediamo un po'. Quindi qui sarà un gameplay un po' di preparazione, diciamo. Diciamo un po' di preparazione. Qui i prezzi sono sempre convenienti, devo dire. Ma oggi lo sono ancora di più. Quindi dai pure un'occhiata. Compriamo. Vediamo cosa di buono qui. Via. Iniziamo dal basso. Vediamo un po'. Usalo per tornare dall'entrata di un dungeon. Ok. Ne acquisterò 10 perché potrebbe tornare sempre molto utile dal mio punto di vista. Allora, cura un alleato. Perfetto. Ne prendo giusto 2. Ne prendo giusto 10. Ma forse anche di più, via. Aspetta, ne abbiamo 26, quindi 26 e 4, 30. Mentre qui? Qui nulla. Allora, fermi un attimo, ragazzi. Equipaggiamento, fermi. Io vi dirò subito che passerò al guerriero. Passerò allora al guerriero perché? Perché nel dungeon mi metterò un po' a livellare, ragazzi. Perché se c'è una boss fight, se c'è una boss fight, è meglio acquisire la forma guerriero. Sì. Però aspettate, no, sto sbagliando. Meglio per adesso restiamo così, ragazzi. Per adesso restiamo così. Per adesso restiamo così, non cambiamo nulla, perché non vorrei sbagliare qualcosa. Allora, vediamo un po'. No, così almeno posso vendere ciò che non mi occorre. Spadone. Vabbè che vendere a questo punto non è che mi... Non è che... Insomma... Ah, ok, ne devo comprare una perché una ce l'ha già. Ah. E allora dobbiamo tornare al negozio di armature qui, ragazzi. Perché sì, un'armatura può essere utile. Può essere utile, vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Allora, compra. Eh sì, ragazzi, perché ne avevo una, ma è già equipaggiata, quindi... Ok, adesso va bene. Mentre... Perfetto. Ok, ora siamo a posto. Vediamo un po' in che zona possiamo andare. Grazie al potere degli archetipi sento le voci delle anime degli eroi del passato. Per ora sei solo un miserabile senza nome. Giudicheremo quanto tu sia degno del nostro potere nel tempo a venire. Il vero re scelto dal popolo dovrà ergersi
al di sopra degli eroi antichi. Se userai il tuo potere con giudizio, la strada si spalancherà davanti ai tuoi occhi. Metti la tua forza al servizio della giustizia e salva la gente del regno. Fai avverare il sogno di un mondo che a noi fu precluso. Ok. Per caso quella era la voce del tuo archetipo? È vero, secondo le regole del re chiunque può aspirare al trono, persino tu. Ma credo che per ora fermare questa calamità sia più importante di tutto il resto. Allora, fermi tutti ragazzi, non abbiamo finito. Non abbiamo finito qui. Torniamo un attimino in chiesa, vediamo un attimino, eh. Magari anche qui sono arrivate delle cose. Claudatio, oggi è il giorno del riposo. Chi offre le proprie preghiere a Dio potrà acquistare le merci a un prezzo ridotto. In ogni caso, sarai anche un Elda, ma mi sembra che tu comprenda il santismo, almeno un po'. Se mi porti armi con un potenziale nascosto, posso purificarle per te. Ho dimostrato di avere abbastanza saggezza da guadagnarmi la fiducia del sacerdote e ora posso far purificare le mie armi in chiesa. Alcuni oggetti di equipaggiamento possono essere purificati presso una chiesa. Facendolo, rinasceranno a nuova vita con capacità migliorate e nuovi effetti speciali. Puoi sbloccare la funzione purifica, migliorando la virtù regale saggezza. Per sapere se un oggetto può essere purificato, leggi la sua descrizione. Vediamo. Vediamo. Giubba del capomastro. Ah, potere benedetto. Abbiamo purificato, ragazzi. Vediamo un po' perché devo capire. Come? Ah, non posso purificare più nulla. Compriamo, vediamo un po' cos'ha questo. Cos'è questo? Cura ustione. Ok. Cura un alleato da KO. Ne costa 4.000 però, eh. Ragazzi, costa 4.000, non è che costa... È un po'... È un po' caro qui il ragazzo. Vabbè. Vabbè, qui dice quello di prima perché ho premuto L1. Vediamo un po'. Qui abbiamo fatto. Qui... Diamo un'occhiata anche qui, ragazzi, perché ci sono delle... Anche se i crediti... I crediti sono benché finiti, però vabbè. Vabbè. Vediamo un po' cosa vendono o cosa vendevano a prezzo ridotto. Oggi l'acqua è particolarmente economica. Dopotutto è il giorno del riposo. Compra. Bevanda la frutta. Interessante. Interessante, ragazzi. Molto. Molto. Non abbiamo più soldi. Non ne abbiamo più. Oggi è il giorno del riposo, no? D'accordo, allora, goditi il tuo sconto, ragazzo. Ma dove? Ah beh, costa 200, via. Posso prenderlo. Grazie, siamo orgogliosi della qualità delle nostre carni. Vi basterà cuocerla e avrete un ottimo pasto. Se dovessi trovare un luogo per cucinare, dovrei provare a cuocerla. Ma noi sappiamo dove possiamo cucinare, ragazzi. Non facciamo finta di nulla, sappiamo tutto.
Allora, andiamo un attimino qui, ragazzi. Questo gameplay è stato un po' di... magari a qualcuno non piacerà, ma secondo me ne è valsa la pena di far tutto in vostra compagnia. Allora, vabbè ragazzi, faremo una cosa, vai, torneremo nel dungeon. Ecco qui, torneremo nel dungeon, farò i miei preparativi. Oh, prima che me ne dimentichi, ecco, questo è il filo da Arianna, è per te, sarà molto utile per tornare all'ingresso senza perderci. Non possiamo sapere com'è la situazione all'interno, quindi è bene che tu ne abbia almeno uno. Se ne serviranno altri, potremo sempre comprarli agli empori. Ma io credo di averli già comprati. Bene, allora andiamo. Sei pronto? Ma certo. Diamoci una mossa, non possiamo lasciarlo agire indisturbato. Allora ragazzi, ve lo dico subito. Ci sono ancora tracce di Magla, ma almeno il loro agguato è fallito. No. Non è il momento di disperarsi, dobbiamo cogliere l'occasione per fare tutto il possibile e assicurarci che la morte di Grius non sia stata vana. Lo so, procediamo. Allora, qui siamo tornati nel dungeon. Ok ragazzi? Siamo tornati nel famigerato dungeon, giustamente. Allora, adesso vediamo un po'. Vado con il guerriero, ragazzi, sì. Eh sì. Unica cosa che qui adesso dovrò togliere la spada. Lo so, purtroppo sono cose che possono... non dovrebbero, ma succedono. Ok. Ok. Vai, forza più 3. Perfetto. Poi, anche lui è il guerriero, però giustamente la spada... non ce l'ha, ragazzi. Anche perché lui è solo guerriero per il momento. Ok. Vediamo un po' qui. Cavaliere. Sono già cose equipaggiate qui, ragazzi, quindi... Allora, qui per adesso possiamo lasciare tutto così, eh? Ah, siamo tornati. ここ変なんだ。ここらの片付けたけど死体動いてるし。警告はしたからね。じゃあ。待て。大聖堂に入るつもりか?ここから行けるの知ってるんだ。 この先の道を開いたのは俺たちだからな。大聖堂の中はもっと危険な状況にある。あんた怪我してんじゃないのか?そんな体でこの先に行けるとでも。何を偉そうに。私だって大聖堂に行かなきゃいけないの。
手当てしに戻った方が。助けに行った兵士も帰ってこないし、このままじゃ死んじゃうかもしれないんだよ。なら代わりに行こうか。ちょっとあんた。俺も賛成だ。話を聞いた以上見殺しにはできない。 Perfetto. パリパスを助けるとか裏ありまくりでしょ。そう思うのは勝手だが、俺たちはどの道大聖堂へ上がるつもりだったんだ。あんたが痛みをごまかして突っ込むよりも素直に手を借りた方がいいと思わないか。 Inizio incarico. L'amica in trappola. Ricompensa 5. Allora. Una donna Paripus mi ha chiesto di salvare la sua amica intrappolata nella Gran Cattedrale. Avete visto, ragazzi, che non è mai sbagliato tornare in città per poi tornare... Ma è qui? Oppure ho sbagliato dungeon? No, ragazzi. Qui è la cattedrale. Quindi è proprio un'altra... No, fermi un attimo. Mi sono confuso, ma... Ah, ok. Fermi. Anche perché qui devo livellare un po', ragazzi, eh. Lo so. Allora, ragazzi, qui in pratica siamo andati nella cattedrale dove era... Vabbè, comunque stiamo continuando. Vabbè, va bene così, comunque, ragazzi, abbiamo capito. Entrare è stato più facile di quanto pensassi. Tra l'altro sembra che non ci sia nessuno a pattugliare la zona. Molto strano, mi aspettavo poca resistenza da questa parte. Ma non fino a questo punto. Forse sono accorto di uomini? Mai. In ogni caso, tanto meglio per noi. Catturare il necromante non è più il nostro unico scopo. Già, dobbiamo approfittarne per salvare gli ostaggi. Ora che ci sono poche guardie, controlliamo cosa c'è dentro. Tanto poi, ragazzi, tranquilli, perché andremo a fare il boss che dobbiamo affrontare. Tranquilli, state tranquilli. Fatemi controllare una cosina qui, eh. Ok. Tranquilli, perché faremo tutto. Faremo tutto. Anche perché non credo che ero pronto per affrontare quel nemico che avremmo trovato dietro quella porta. Quindi credo di aver fatto la scelta giusta a fare questa strada, eh. Credo proprio di sì. Ma dai, perché mi devi attaccare in questo modo? Per quale motivo? Per quale barbaro motivo? Per quale barbaro motivo devi fare così? È il guerriero. Il guerriero fa la sua parte. Il guerriero fa la sua parte. L'archetipo. Fantastico, fantastico. Fantastico, ragazzi.
Bellissimo comunque il titolo. Bellissimo. Molto bene. Cosa abbiamo qui? Vabbè, questa qui bisogna farla, bisogna farla valutare, quindi attualmente non si può fare nulla. Ah ok, qui bisognerà fare il giro, ragazzi. Non possiamo andare a prendere il forziere, quindi stiamo tranquilli. Pian pianino faremo tutto. Ok, rimedio costoso. Vediamo un po'. Perfetto ragazzi, perfetto. Mamma mia, mamma mia qui. Mamma mia. Comunque un titolo bellissimo, veramente bellissimo ragazzi. Un titolo pazzesco. Vittoria schiacciante, ok. Bene, il guerriero sta salendo di livello, ottimo. L'obiettivo è questo, ragazzi. L'obiettivo è questo. Mamma mia. Andiamo qui. Sei in ritardo. Dovevi essere qui già da un pezzo. Ah, ok. Che pretendevi? Non possiamo usare l'elevatore a quelle stramaledette scale. Non finivano più. Vai a tenere d'occhio il gruppo chiuso nella stanza al piano di sopra. La chiave è sul tavolo, che ti ho detto prima. Sì, ti ho sentito. Ma che cavolo ci è servito prendere quegli ostaggi? Sono solo una seccatura in più. Li usiamo per impedire che l'esercito di Stato faccia irruzione, no? Perché non provi a usare la testa ogni tanto? Ora sbrigati a darmi il cambio. Se comincia a battere la fiacca, le cappe bianche lo sapranno nel giro di un minuto. Bah, quelli non hanno niente a che spartire con noi. Si sentono tanto superiori solo perché hanno quei mantelli bianchi. Devono essere membri dell'esercito privato di Luis, ma non mi sembrano ben addestrati. Immagino che la guarnigione sia stata formata in fretta e furia. No. Le loro uniformi sono colorate, ma parlavano di altri tizi vestiti di bianco. Che significa? I soldati dell'esercito di Luis si contraddistinguono in base al colore dell'uniforme che indossano. Quelli con uniforme colorata sono soldati comuni, quelli di elite hanno uniformi candide come la neve, per questo si chiamano cappe bianche. Oh, la guardia se ne sta andando. Pensate che sia il momento giusto per aiutare gli ostaggi? Giusta osservazione. Non vedo molte guardie in giro. Se dobbiamo occuparci solo dei cani dell'esercito, possiamo farcela. Yes. Bene, allora salviamo gli ostaggi adesso che ne abbiamo l'occasione. Allora, vediamo un po', ragazzi. Vabbè, andiamo avanti, via. Cosa abbiamo qui? Sembra bloccata. Lasciateci andare, vi prego. Abbiamo delle famiglie che ci aspettano. Liberate almeno i feriti. Se non fate qualcosa, rischiamo di... Vai, siamo venuti a salvarvi. Ci serve una chiave per aprire la stanza. Stiamo andando a cercarla. Cercate di resistere, per favore. Beh, va bene, aiutateci, vi prego. Sbrighiamoci a trovare la chiave. Se non ricordo male, dicevano che è su un tavolo da qualche parte. Sì, ma qui ci sono abbastanza tavoli, forse. Io non so adesso. Perfetto. Vediamo un po' se andiamo lì.
Molto bene, non ci ha notati. Oh, aspetta, non è per caso... Dorme? Chiave stanza laterale. Sembra la chiave della stanza. Ora possiamo aiutare gli ostaggi. Vogliamo aiutarli? Ok, qui il forziere che stava dall'altro lato che vi ho detto prima. Un gioiello che porta un po' di fortuna a chi lo indossa. Fortuna più 3. Qui ne abbiamo bisogno di fortuna, eh. Ne abbiamo bisogno tanto, eh sì. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Molto, molto bene. Molto, molto bene. Anche se avrò cambiato missione, ma forse bisognava andare così, ragazzi. Bisogna potenziare e fare altre missioni. Poi tranquilli, riandremo lì ad affrontare chi bisogna affrontare. Anche se ho cambiato missione, voi state tranquilli su quello che è. Allora, qui. Ah. No, torniamo un attimino su. Vediamo. Siete voi? Sbrigatevi a farci uscire di qui. Abbiamo portato la chiave. Ora vi tiriamo fuori di qui. Ho usato la chiave stanza laterale. Ora apriamo. Allontanatevi dalla porta. Grazie dell'aiuto. Credevo di essere spacciato. No, per alcuni è già troppo tardi. Se fossimo stati più veloci. Comunque sì, almeno qualcuno è sopravvissuto. Ci sono altri ostaggi? Non lo so. All'inizio sentivo gridare da ogni dove, ma adesso è terribile uccidere così della gente inerme. Inerme, ok. Al momento dobbiamo concentrarci sui superstiti. Preparatevi, vi scorteremo fino all'uscita. No, non possiamo farcela, ragazzi, assolutamente. Abbiamo portato in salvo tutti gli altri. Sarai l'ultimo che scorteremo. Grazie di tutto, vi siamo debitori. Oh, per caso hai visto una... Paripus? Ha i capelli neri e porta un ornamento a forma di fiore giallo tra i capelli. Una Paripus? Se non sbaglio, ce n'era una tra i feriti. Ecco, è lei. Cosa? Significa che... Maledizione. Se la conoscevate, per favore, portate il suo corpo alla sua famiglia. Ha incoraggiato gli altri feriti fino alla fine. D'accordo, controlleremo se è davvero lei. Dacci un momento. Stroll. E io lo scortiamo all'uscita. So che il riconoscimento della ragazza non è emotivamente facile. Ma contiamo su di te. È una brutta cosa, ragazzi. Guarda le sue orecchie. Come? Usokatta. Ha cullato la sua amica fra le braccia, sussurrando le parole "mi dispiace" più e più volte. Grazie. Immagino che dovrei sputare il rospo. Incarico completato. Ho trovato l'amica della donna Paripus, anche se era già troppo tardi per aiutarla. Nonostante questo, lei era grata per il nostro aiuto. Soldi?
本気？私のこと知ってて助けたんじゃないの？マジで知らない？私、賞金稼ぎのキャザリナ。見返りなしでパリパス助けるなんて変すぎない？どうして変なんだ？どうしてって絶対変でしょ。髪留め私があげたんだ。名高い男爵の使用人になれるって喜んでたから、お祝いに。でもあの騒ぎの時、男爵を逃がしたせいであの子閉じ込められちゃった。男爵怪我もしてなかったよ。パリパスもたまには役に立つなって大笑いするくらい。どいつも狂ってる。だよね、そう思うよね。私ね、そんな世界ぶち壊したいって思ってる。悲しんでる人がいるのにそのままでいいなんて絶対ありえないもん。同じ気持ちだ。うん、目を見ればわかるよ。何かを切り開こうとしてる、大きいものを抱えてる、そういう目。またいつ会えるかわかんないけど、困ってたら力になるから。約束。Riesco a percepire il senso di giustizia di Caterina e la fiducia che ripone in me. 信念を貫く賞金稼ぎ、キャゼリナ。彼女こそ格闘家の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。Wow ragazzi, ottimo. Archetipo lottatore. Ora il gruppo può studiare l'archetipo lottatore. Beh, vedete ragazzi, quindi ho fatto comunque bene, anche se ho invertito rotta. Avverto in Caterina l'incarnazione eroica del lottatore. Ora puoi studiare l'archetipo lottatore all'Accademia. Scopri quali nuovi poteri hai a disposizione. Direi. この子は私が連れて帰るよ。そんじゃお互い生きて会おうね。よし。E con questo abbiamo portato in salvo tutti gli ostaggi. Non credo ci sia altro da fare per noi su questo piano. Allora proseguiamo. Il necromante che cerchiamo è all'ultimo piano. Chiunque. Tirapugni anatema del male. Tirapugni usato da un santo che combatteva contro l'oscurità. Contundente, se è purificato in una chiesa, risveglierà il suo vero potere. Ok. Allora ragazzi, ripeto, anche se ho invertito la rotta, diciamo, no? Nel senso, ho cambiato incarico e quello che è. Poi magari, come si dice, questo era, no? No, non era questo che stavo portando a termine. Comunque, ragazzi, andremo avanti e faremo tutto quello che bisognerà fare. Detto questo, vediamo un po' il gattino qui. Allora, il vostro Diablotex per il momento chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Metaphor Refantazio in versione PlayStation 5. Vi ricordo come sempre di lasciare, per dare un po' di supporto al mio canale YouTube, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube, date un po' di supporto, ma il vostro Diablotex andrà avanti molto molto alla grande su questo titolo, perché sinceramente ragazzi mi sta piacendo e credo ad alti livelli.
Grazie ancora a tutti, appuntamento al prossimo episodio. Ciao!